adesso andiamo nella bellissima Matera, la misteriosa città dei Sassi, che sarà capitale europea della cultura. Matera è il simbolo di una regione, la Basilicata, in grande crescita. Guardiamo insieme questo servizio. Dopo anni di studi a Bologna in geologia e dopo un altro anno a Roma in economia, giro per l'Italia, torno in Basilicata, mi domando che devo fare nella mia vita. La risposta ce l'avevo sotto i piedi, sono a Senise, è il normale, il peperone crusco. Passione, audacia, creatività sono le parole d'ordine che stanno dando una nuova vita alle imprese lucane. Oggi cominciamo qui un viaggio che ci farà conoscere i prodotti d'eccellenza e gli uomini coraggiosi. Partiamo proprio da qui, da Senise. Guglielmo, quindi è il peperone crusco, il motivo del tuo ritorno a casa, l'orgoglio di Senise e anche il motivo vero per il quale hai aperto un'attività che punta all'estero per far conoscere a tutti questo prodotto. Guarda, Matteo, ti dico che il mio orgoglio principale è stato quello di tornare nella mia terra e coltivare la mia terra, che è quella che hanno coltivato generazioni dei miei avi. Sono terreni centenari che sono stati sempre coltivati con estremo amore. Come si lavora? Il prodotto dopo la coltivazione viene essiccato e viene posto per un paio di mesi, quindi sotto la luce naturale del sole e l'azione del vento. Quindi i peperoni vengono con ago e filo, vengono infilzati per costruire queste tipi che si chiamano serte, delle collane di peperoni. Questo è un peperone che ha una caratteristica di avere una polpa molto sottile e quindi quando si essicca tende a essere estremamente croccante, quindi basta metterlo, friggerlo con un poco di olio e immediatamente assume quei connotati di croccantezza e di dolcezza, perché è un peperone dolce, che sono classici del prodotto. Per essere fritti si toglie il picciolo e i semi. Noi lo usiamo in tutti i modi, sia fritto, in polvere, d'estate lo facciamo arrostito. Che cosa di tanto speciale questo peperone? La dolcezza e la croccantezza. Buongiorno, per conoscere quindi l'orgoglio della Lucania, questo peperone crusco, bisogna saperlo cucinare. Beh, ci sono mille e uno modi. Che stai facendo? Una frittata? Io sto facendo una frittata primaverile. Uova, formaggio, asparagi. Freschi freschi di campo. Freschi freschi di campo. Aggiungiamo un po' di sale, un po' di pepe. Buttiamo dentro. Nel frattempo prepariamo anche un po' di salsiccia. Anch'essa rossa? Anch'essa rossa, perché la salsiccia poi c'è la polpa di peperone, perché è un conservante naturale. Invece di grattare il formaggio con la grattugia si prendono i peperoni già croccanti. E grattiamo un po' di peperone crusco sopra. Federico, dato che mi sono innamorata del peperone crusco, ti ringrazio, è stato un piacere, me lo porto via e finalmente lo mangio. Ciao! Mi piace sempre fare una similitudine tra il peperone crusco e il popolo lucano. Noto che entrambi sono poco conosciuti nell'ambito nazionale, ma una volta che si varca il confine della Basilicata o che si assaggia il peperone crusco, rimangono fissi nella memoria delle persone. Che cos'è per te la Basilicata? La Basilicata è una terra aspra, una terra forte, una terra dura, che però è in grado di regalare una dolcezza infinita, tanto nelle persone quanto nei luoghi.